Allora, possiamo pure cominciare con le premiazioni. Quindi andiamo rapidamente alle premiazioni. Allora, partiamo dal disegno. Il disegno per la scuola primaria. Il primo premio, noi abbiamo dato per ogni concorso indicativamente un premio, il primo premio, e poi abbiamo anche assegnato una menzione speciale per dei motivi particolari. Allora, il mondo che vorrebbero i bambini è un mondo di pace. Venite qui per raccogliere il premio, venite qui. Guido, contemporaneamente si può dare pure l'attestato se viene tutta la classe. Eccoli qua. Allora, avete fatto la foto? Perfetto. Allora, chi è che viene? Dopo leggiamo la motivazione, cioè vediamo prima chi è che lo spiega. Come ti chiami? Si chiama Alessia. Prima ci siamo divisi in gruppi e ognuno ha pensato al proprio tema, al proprio disegno. Tutti quanti abbiamo scelto i colori caldi perché pensavamo che i colori freddi ci potevano dividere, quindi da tristare. E abbiamo messo molto colore. Benissimo, e che avete rappresentato? Abbiamo rappresentato un giro tondo con il simbolo di Cava, Monte Castello. E in questo giro tondo chi c'è? Tutti i bambini del mondo, quindi di varie razze. Ci sono i bambini di varie razze, tutti i bambini del mondo. E questo è stato, tieni in mano, tienilo pronto, leggiamo anche la motivazione. Allora, la strutturazione chiara e coerente, unita alla fresca vivacità delle tonalità cromatiche, attraverso il gioco simbolico del giro tondo di pace in primo piano sostenuto dal castello sullo sfondo, trasmette un messaggio immediato, stimolo di pace e fonte di rassicurante identità. Secondo circolo didattico. La menzione, allora potete andare. Buongiorno a tutti, volevo giusto fare una riflessione per questi bambini che hanno vinto questo premio importante. Questo concorso è veramente importante, io ringrazio quanti lo hanno organizzato, perché alimenta in noi il senso di appartenenza alla comunità di tutto il mondo, di appartenenza alla città di Cava e di appartenenza anche alla nostra scuola, ai plessi che la caratterizzano, ai diversi rioni, alle diverse frazioni che la caratterizzano. Per questo sentitevi sempre parte della comunità grande e della comunità piccola e costruiamo giorno dopo giorno la pace, grazie anche alle vostre maestre. E infatti il rapporto con le vostre maestre è proprio la fucina, cioè la fabbrica della pace futura e del benessere futuro. Non sottovalutatelo mai. Grazie a tutti e una buona giornata. Godetevi questo momento. Ragazzi, godetevi il momento, ma non portatevi via il disegno, perché il disegno serve agli sbandieratori perché sarà esposto in occasione della manifestazione in piazza. Quindi grazie. Allora andiamo con la menzione d'onore. La menzione d'onore è questa qui e appartiene all'Istituto Carducci Trezza, classe seconda C. Classe seconda C. Grazie. Mi pare che qui a premiare ci sia ancora Otilia Vagliano e c'è qualcuno di voi che ci spiega il disegno. Sei tu? Sì. Come ti chiami? Emanuele. Emanuele, allora stiamo a sentire Emanuele. Girati. Ok. Allora, il disegno rappresenta sia noi tutti della classe uniti e poi sopra ci sono gli sbandieratori cavenzi e tutte le città, e vuol dire che ci dobbiamo volere bene in tutto il mondo, dobbiamo...
Volerci bene. Dobbiamo volerci bene. Infatti, vedete, in questa torre è fatta da tanti strati, in ognuno di questi strati c'è una bandiera e c'è il nome di una nazione. E quindi significa che tutti quanti dobbiamo volerci bene, non ci dobbiamo fare la guerra. Benissimo, e allora tienilo in mano, il premio che lo tenete già, perfetto. Allora mettiti qui per la foto, ecco qua. Mettetevi lì. La Carducci Trezza ha vinto anche il primo premio per la sezione Manufatti. Allora, dove sta il manufatto innanzitutto? Il manufatto della Carducci Trezza. Eccolo qua. Dove stanno le classi terza B e terza C? E allora, avanti. Allora, Enzo, se lo puoi, la puoi tenere, uno di voi la tenga, la mostri bene, perché essendo l'opera vincente, questa è quella dove stava scritta la frase della colomba, che riposa in cieli aperti. Vedete che bella, eh? Bellissimo. Il prossimo. Allora, credo che sia giunto anche il momento di dirvi da chi è composta la giuria. La giuria era composta, oltre che da sottoscritto, quindi io sono presentatore oggi e faccio anche giurato ieri, dalla dottoressa Autilia Vagliano che sta lì, abbiamo già nominato, da Vincenzo Passe che avete già conosciuto e da Alfonso Vitale, vedete quella barba bianca da patriarca che tra poco consegnerà anche un premio, pittore tra i più affermati di Cava. Allora, chi lo mostra e chi lo descrive? Quest'opera, chi la descrive? Allora, descriviamo quest'opera, però vi prego adesso di fare silenzio, perché qui siamo un mare. Il cielo dove vola una colomba non ha l'odore della polvere da sparo. È da qui che abbiamo iniziato. Come l'abbiamo fatto? Non è come che abbiamo fatto in classe? A pensare. Abbiamo pensato, no? Che avete fatto? Avete pensato e poi? A come realizzare. E poi che ci avete messo? Che cosa sono queste tante? Mani. Mani. Di quanti colori? Dell'arcobaleno. I colori dell'arcobaleno, che sono i colori della pace. Pace, benissimo. E queste sono tante bandiere. Bandiere che sono solo dell'Italia? No. No. Ma sono di tutto il mondo. Di tutto il mondo. E questo è il mondo. È come si chiama? È il mappamondo. E che c'ha intorno? I paralleli. I paralleli e meridiane. E c'è anche un filo che collega tutto e che lo collega a una colomba, che è la colomba della pace. Vincenzo Passa consegna, che è universale e mondiale, consegna il premio. Allora, leggiamo la motivazione, poi vi sarà data contestualmente al premio, vedete sta scritta lì. Per la sostanza concettuale dei simboli, le mani unite a ventaglio, la varietà dei colori, il filo che lega il tutto e avvolge il mappamondo, e per la forza visiva dell'immagine nel suo complesso, bella e parlante.
risultato di un lavoro manuale accurato e delicato e di uno spirito individuale e collettivo che si dimostra capace di cogliere nella sua pienezza il sorriso del mondo. Allora, la stessa classe, era proprio la stessa classe, va bene. Allora, quando dicevamo carni pork, dicevamo proprio carni pork, nel senso che la stessa classe ha vinto il primo e il secondo posto, ha battuto se stessa, e pure l'anno scorso aveva vinto la caducitrizza, mi pare. Allora, vogliamo mostrare, non abbiamo, eccola lì. Allora, leggiamo la motivazione. La motivazione è, chiediamo scusa, dato che c'era un problema di titoli, non è quella la motivazione. No, c'è stato un problema, sì. Allora, per la vivace e poetica composizione, ricca di immagini e oggetti di suggestivo e chiaro contenuto simbolico, assemblati con limpida distinzione di spazi in un insieme che trasmette gioiosa voglia di vivere e nello stesso tempo il piacere di essere uniti per sentirsi più sicuri e capace di donare amore e solidarietà. Eccola qui. Benissimo, avete fatto il fotone, vogliamo descriverla, chi la descrive? Come ti chiami? Eh? Ilario. Gerardo. Si chiama Gerardo. Abbiamo fatto. Abbiamo fatto. Scusami. Per favore, un po' di silenzio, grazie. Siamo andati a casa di un nostro amico e allora ci è venuta a noi una lampadina, si è accesa. E abbiamo detto ai nostri genitori di portarci alla badiglia. Così abbiamo rappresentato la parola pace con la foto. E a scuola? Abbiamo messo insieme. Abbiamo messo. Va bene, sta arrivando. Vuoi parlare tu? No, va bene, comunque, eccolo qui, vedete? Vedete le manine appese? Tutto colorato, tutto il mappamondo, il giro tondo. Quando dicevamo della limpidezza degli spazi, i bambini sono loro. Grazie, non ve lo portate appresso. Dopo dobbiamo fare il cambio della motivazione. Allora, adesso vedete che abbiamo qui davanti delle persone. Delle persone che vedete che sono vestite in un modo un po' strano. Guardatele qua, guardatele, guardatele. Allora, queste persone adesso si alzeranno, verranno qui e si metteranno in circolo e formeranno una torre, perché sono una torre vivente. Prego. Sono i ragazzi della Giovanni XXIII. Classe prima G e prima C. Solo prima G. Ah sì, è giusto. Solo prima G, ecco. Allora, arravogliatevi tutti insieme e formiamo una torre. Quella è una torre vivente.
Guido, possiamo prendere l'opera che la mostriamo, così vi spieghiamo anche in che cosa consiste. Prego l'artista Alfonso Vitale di venire qui. Eccolo qui. Allora, chi la spiega? Vai. Abbiamo voluto rappresentare... Come ti chiami? Miriam. Si chiama Miriam. Abbiamo voluto rappresentare tante mani di tutti i colori, perché la pelle dei bambini, di tutti i bambini del mondo, e poi la torre vivente, perché la pace deve essere viva in tutto il mondo. Ecco, ma queste mani però, vedete, insieme con gioia, c'hanno delle scritte. Che cosa sono queste? No, sono i nomi di tutti noi ragazzi. Solo i nomi di tutti voi ragazzi? Poi come ci sentiamo, cioè come ci sentiamo di essere, ad esempio ognuno ha scritto come si sente di essere. Per esempio tu che hai scritto? Io ho scritto giocherellona, divertente, allegra e gentile. Allegra e gentile, bene. E quindi la torre, perché avete usato, gira, perché avete usato proprio la torre? Perché la torre è il segno di pace in tutto il mondo. E in tutto il mondo, e a Cava lo sai che cosa serve la torre? Ah, non sapete. Comunque a Cava le torri per fortuna non servono tanto per la guerra. A Cava le torri servivano per prendere qualcuno, per una caccia parecchie volte, lo sapete? Sapete quale animale si prendeva con le torri che stanno a Cava? Ci sono anche le torri di guerra. Si prendevano quali animali? I colombi si prendevano, servivano per quello. Bene, allora qui premi Alfonso Vitale, l'artista Alfonso Vitale, che dopo vi dovrà dire una cosa. Avete fatto la foto? Tutto a posto, Manuela, fatta? Benissimo, allora stiamo a sentire che cosa dice il nostro profeta dalla barba bianca. Niente, volevo spiegare. Niente. Niente nel senso di importante per me. Volevo spiegare innanzitutto però quest'opera, che è una più contemporanea, nel senso che loro hanno fatto addirittura un'installazione, hanno installato queste torri da dove escono queste mani, quindi sono stati un po' più, diciamo, moderni, perché oggi tutti gli artisti fanno l'installazione. E di questa installazione vi volevo parlare, di questa idea della mia torre. Il presidente dell'associazione, molti anni fa, quando cominciarono a organizzare questo festival, mi chiese di allestire una scenografia e io fui molto contento e onorato di partecipare. E allora che feci? Rappresentai la torre come era, in un senso figurativo reale. Sono passati tanti anni. La torre cambia il suo significato, non è più, come diceva Franco Bruno, un elemento di difesa, di guerra, né nemmeno un elemento sportivo di cattura. La mia idea è stata quella di aprire questa torre, dividerla a metà e allargarla, in modo da far passare un sentiero fra le due sezioni di torre. Questo sentiero sarebbe il sentiero che noi stiamo aprendo agli immigrati, a tutti questi poveri che vengono da fuori, martoriati dalle guerre, da tutte le cose più brutte. Per cui diventa la torre della pace nel momento in cui, invece di essere la difesa, baluardo di un popolo territoriale, si apre per far passare tutti insieme per un mondo ovviamente migliore, tutti quanti insieme. Questo è il mio progetto di questa nuova torre, che speriamo di realizzare al più presto. Vi ringrazio. Grazie. E allora potete andarvi a sedere, grazie per quest'opera, questo misto di fotografia e di disegno.